due nuove Subaru Forester per la polizia locale di Arezzo. Si arricchisce così il parco mezzi del corpo con le due nuove auto dotate di ogni strumento utile allo svolgimento del servizio. Una delle due è anche concepita come un vero e proprio ufficio viaggiante. Sono mezzi importanti perché permettono di essere utilizzati in tutte le più gravose situazioni che possono rappresentarsi, tipo pioggia, neve, perché sono a quattro ruote motrici. Possono per la loro altezza da terra attraversare anche dei piccoli guadi, quindi penso ad esempio a situazioni di emergenza con le piogge nei nostri sottopassi che spesso rappresentano un problema, ma soprattutto, e questo lo voglio sottolineare, per l'allestimento interno che è una novità assoluta in Italia, in quanto una delle due è attrezzata quale ufficio mobile, dove viene un collega si può sedere, prendere a verbale una persona, redigere atti, in comodità e soprattutto con la massima riservatezza. Quindi è con grande piacere che mostriamo ai cittadini aretini questa primizia in Italia che è, ritengo, in funzione di un sempre miglior servizio della polizia locale. Queste due auto che entrano in servizio in questi giorni sono la dimostrazione tangibile dell'impegno dell'amministrazione nei confronti non tanto della polizia municipale in quanto tale, ma per i servizi che svolge a favore del cittadino, quindi al solito il cittadino sempre al centro dell'attenzione dell'amministrazione. È evidente che due mezzi in più consentono di rottamare, utilizzare meno i mezzi corrispondenti che ormai sono arrivati, non dico a fine vita, ma a grande stato di usura, il che li rende poco affidabili per i servizi su strada. Questo, ripeto, per migliorare ancora il più possibile il servizio per il cittadino, ma anche per consentire agli agenti di polizia locale di lavorare in un ambiente con mezzi assolutamente di buona qualità e per migliorare la loro stessa sicurezza nei confronti del lavoro.